Infobox. 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 Angelo D'Ottavio, 2 anni di Abrex, si può fare un primissimo bilancio di questa moneta sociale che sta riscuotendo un grande successo in un periodo storico in cui è ancora difficile toccare con mano la ripresa? Sì, i dati ci tracciano il bilancio dopo 2 anni che tra un mese festeggeremo di attività, di scambi. Abbiamo più di 400 aziende in Abruzzo iscritte al circuito che hanno generato quasi 4 milioni di euro di acquisti e di vendite senza toccare un solo euro dal conto corrente bancario, quindi utilizzando questa economia che si muove senza costi e senza interessi per le aziende. Una moneta sociale d'Abruzzo, e oggi in questo convegno a Pescara si parla anche dell'importanza di Abrex nel terzo settore e dunque nel sociale. L'attività di Abrex, la cosiddetta moneta della fiducia, come ci ha ribattezzato il Sole 24 Ore, prende corpo e sostanza in ambito sociale. Noi oggi abbiamo dimostrato con dei casi concreti come possiamo essere utilizzati dai dipendenti delle aziende, come possiamo essere utilizzati nel turismo e nel mondo della cultura, e abbiamo dimostrato che con noi con la cultura si mangia, e come la nostra attività soprattutto è utilizzata nel terzo settore e in ambito sociosanitario. Anche lì sosteniamo le imprese e permettiamo alle imprese dell'ambito sociosanitario di non dover attendere pagamenti e di avere certezza del pagamento e utilizzare questi pagamenti e questo fatturato aggiuntivo per fare acquisti. Tantissimi conoscono Abrex, per quei pochi che invece ancora sanno bene che cos'è il circuito Abrex, vogliamo un attimo spiegare brevemente qual è l'innovazione che avete portato nella nostra regione? Guardi, noi abbiamo fatto pochissimo, il lavoro lo fanno ogni giorno le aziende che si iscrivono al circuito. Noi, il nostro obiettivo insieme alle 400 aziende, quest'anno chiuderemo con 500 iscritti, è costruire una comunità di imprese che in modo vicendevole e reciprocamente si aiutino. La moneta della fiducia, perché riconquistiamo il piacere di ricevere un pagamento che non sia in denaro ma che sia in questa unità di conto che è utilizzabile allo stesso modo del denaro su tutto il territorio regionale. Quindi il messaggio è questo: contattateci, siamo a vostra disposizione. Il nostro obiettivo è aiutare prioritariamente le aziende in difficoltà prima di quelle che possono farcela, perché tutti si possono iscrivere ad Abrex, ma c'è un momento nel quale si possono iscrivere. Sara Cicchelli, direttore di Abrex, oggi nel particolare in questo convegno si parla dell'Abrex nel terzo settore per i dipendenti, per il sociale. Cosa spiegherete oggi alle persone che sono qui venute in regione? Oggi racconteremo con dei casi concreti come è possibile utilizzare Abrex, che è una moneta complementare rispetto a quella dell'euro, in diversi comparti che sono poi i comparti della vita di quotidiana che appartengono sia alle aziende che ai cittadini, che alle associazioni di categoria o alle associazioni culturali, allo sport e al turismo. Quindi racconteremo come ad esempio gli stessi dipendenti delle aziende possono ottenere dei benefici utilizzando questa moneta complementare, o come le associazioni magari culturali o sportive che oggi soffrono, hanno difficoltà o che fanno fatica a reperire fondi, possono attraverso il nostro circuito di credito commerciale ottenere dei benefici e quindi portare avanti tutti quei progetti che magari in questa fase sono tenuti sospesi o in stand by proprio per mancanza di liquidità o di fondi che non possono essere erogati da parte di aziende o dai soliti finanziatori. Quindi oggi racconteremo appunto con casi concreti come viene utilizzato il nostro circuito di credito commerciale in quella che è l'economia reale, l'economia di tutti i giorni. Quanto è più o meno semplice o difficile spiegare l'utilizzo di una moneta che però non è moneta contante, non è denaro?
Spiegarla è abbastanza difficile. In realtà Abrex e l'utilizzo di un circuito di credito commerciale si comprende utilizzandola giorno dopo giorno. Quello che posso dire per semplificare l'idea a tutti è che in realtà Abrex è una moneta online, un conto online. È come se utilizzassimo oggi come oggi i pagamenti on banking o le app virtuali per i pagamenti. Stiamo parlando dello stesso meccanismo. Siamo uno strumento finanziario in più a supporto delle aziende, siamo sicuramente più facili nell'immediatezza dei pagamenti e nelle riscossioni rispetto alle vendite e agli acquisti che le aziende o chiunque altro fa all'interno del nostro circuito. Parlavamo anche con Angelo D'Ottavio l'importanza di Abrex in un periodo storico in cui la ripresa stenta ancora a decollare. Noi oggi abbiamo casi importanti di aziende che fino a qualche tempo fa soffrivano per la mancanza di liquidità, oggi grazie a noi sono riuscite a rimettersi in gioco, passatemi il termine, perché sono riuscite ad effettuare degli investimenti, non solo in termini di marketing e pubblicità, ma proprio degli investimenti concreti di ristrutturazione, ad esempio di negozi, ne abbiamo diversi casi, o di vendita di prodotti in magazzino che erano invenduti da tempo, e queste vendite aggiuntive attraverso il nostro circuito hanno permesso a queste aziende di riproporsi sul mercato, di poter riacquistare di nuovo merci da vendere non solo all'interno di un circuito di credito commerciale come quello di Abrex, ma anche in un mercato euro. Quindi è vero che abbiamo aiutato in qualche modo le aziende a riprendersi da quella che era un po' il momento di difficoltà e di crisi che stavano attraversando in questo momento. Oggi c'è anche questo magazine che presentate, il magazine di Abrex, Abruzzo Positivo. Questo è il titolo. Perché questo titolo? Perché Abrex è un messaggio positivo e Abruzzo Positivo è a sua volta un messaggio positivo, scusate la ridondanza dei termini, perché in realtà a noi piace raccontare l'Abruzzo che ce la fa, l'Abruzzo che ce la vuole fare e che non si arrende. Ci piace raccontare quelle che sono le aziende di successo, le particolarità della nostra regione che sono in grado di andare avanti nonostante tutto. In Abruzzo oggi attraverso il nostro circuito abbiamo conosciuto delle realtà aziendali veramente belle, interessanti e innovative, fatte di giovani e non solo, e quindi ci piaceva raccontare in un magazine che fosse in chiave del tutto positiva quella che è una solida e forte realtà abruzzese che sicuramente non si arrende a questo momento di crisi. Lucia Todisco, direttrice del Polo Irene, oggi anche voi a questo convegno di Abrex, si parla di moneta sociale. Vogliamo spiegare come Abrex potrebbe essere di supporto a quello che è il mondo oggi dell'economia civile? Sì, beh, intanto rivendico il fatto che Abrex è socio di Irene sin dalle prime battute, quindi il polo dell'economia civile ha visto nascere e all'interno proprio dei laboratori di Polo Irene Abrex ha potuto sperimentare i primi passaggi in Abruzzo. E questa rivendicazione è tanto più positiva quanto per il fatto che anche noi abbiamo potuto apprezzare le caratteristiche principali di un credito commerciale come quello di Abrex. Il circuito è complementare a tutte le attività dell'economia civile. Noi ci freggiamo del fatto che non abbiamo un'unica filiera, ne abbiamo diverse, abbiamo quella del socio sanitario, abbiamo quella culturale, abbiamo quella del lavoro. Le nostre cooperative, le nostre associazioni danno lavoro a moltissime persone e Abrex può essere utilissimo in tutte le varie forme, sia per i dipendenti, per gli imprenditori, ma per i cittadini tutti. Vogliamo un attimo anche spiegare cosa fa, cos'è il Polo Irene? Sì, il polo dell'economia civile, qualcuno di voi mi ha chiesto se esiste un'economia incivile. Beh, in realtà noi abbiamo in questi anni fatto verificare che se la quotidianità è ispirata all'altro e quindi anche al dove l'altro è territorio, dove l'altro è mondo, evidentemente tutte le attività imprenditoriali hanno una particolare funzione sociale ed è per questo che noi insieme soprattutto al mondo del terzo settore abbiamo costruito dei percorsi di innovazione sociale che portano a delle attività imprenditoriali e produttive che hanno però una spiccata funzione sociale.
Si parla di moneta sociale d'Abruzzo, di Abrex e dell'utilità oggi, assessore, di questa moneta in un periodo storico difficile in cui ancora non riesce a materializzarsi bene la ripresa economica. Sì, questa è una soluzione per affrontare i problemi in un modo diverso. Questo circuito è nato ormai qualche anno fa e conta oggi 400 imprese iscritte al circuito stesso che riescono ad andare avanti e quindi a scambiare beni senza la liquidità. Il problema della liquidità è un problema che attanaglia non solo le imprese ma anche le pubbliche amministrazioni, e quindi oggi l'incontro è proprio aperto anche per esempio ai comuni e agli ambiti sociali in modo per cercare di capire come è possibile, se è possibile, entrare nel circuito e andare avanti con lo scambio, con la permuta, perché poi l'istituto che è come dire, alla base di questo meccanismo è l'istituto della permuta. Loro ormai in questi anni, queste 400 imprese, sono riuscite a transare circa 400 milioni di euro, quindi è un meccanismo che funziona. Quanto è importante, assessore, oggi utilizzare una moneta che è però una non moneta, cioè non c'è l'utilizzo delle banconote, del denaro contante? È proprio questo, perché in mancanza di liquidità della moneta classica, ricreare un circuito virtuoso di scambio tra imprese credo che sia una soluzione nuova a problemi vecchi. E oggi ecco, apriamo, magari ecco, ci sono gli ambiti non avevano mai, gli ambiti sociali, parlo dei comuni, non avevano mai pensato a questa soluzione, vediamo se è possibile appunto far sì che si possano continuare a dare servizi ai cittadini in un nuovo modo. Abrex è una partecipata della regione, perché la regione partecipa con una percentuale, anzi la FIRA quindi della regione partecipa ad Abrex, c'è anche il Polo Irene che è un consorzio di imprese sociali create dalla regione, insomma quindi è un circuito assolutamente sicuro. Box.